Scrittrice appassionata e giornalista severa, Matilde Serao fu la prima donna italiana a fondare e dirigere un quotidiano. Nella galleria Umberto I una targa ricorderà il palazzo dove ebbe sede il giorno che la Serao fondò dopo la rottura con Edoardo Scarfoglio e l'uscita dal Mattino. La targa, collocata dal comune di Napoli, è stata scoperta in occasione del Marzo Donna su iniziativa della testata giornalistica Identità Insorgenti. È singolare che nel 1903, quando lasciò il Mattino, una donna con quattro figli, separata, con una bambina acquisita dall'amante del marito, perché aveva anche una quinta bimba che si è cresciuta, cioè decidesse bello e buono di fondare un giornale suo attraverso il quale lei per 23 anni ha raccontato Napoli. Questa storia era stata rimossa dalla città, perché il Giorno è un giornale che è morto con Matilde Serao, il Mattino invece è ancora vivo. Lei il Mattino con Scarfoglio l'ha diretto 9 anni, il Giorno 23 anni, quindi noi pensavamo era importante insomma raccontare questa storia, questa parte di storia del giornalismo, della letteratura in città, perché naturalmente sul Giorno hanno scritto molti letterati dell'epoca che lei si portò anche dal Mattino. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri il pronipote della Serao, Paolo Scarfoglio, che ha letto un breve e inedito ritratto della scrittrice, e gli studenti della scuola media Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, con un testo collettivo sul giornalismo. Dare nomi è un atto sacro, come ben sappiamo, nella nostra tradizione. In questo caso è un atto simbolico, perché sicuramente segnala la necessità di riequilibrare le nostre strade, che sono anche poi le nostre vite, la nostra memoria. Quindi la presenza di nomi di donne è importante, anche perché noi abbiamo una cultura, una tradizione di donne straordinaria, di artiste straordinarie, che spesso è anche dimenticata e comunque non valorizzata giustamente. Detto questo, Matilde Serao è ancora di più espressione della città. Lei non è stata solo una donna straordinaria dal punto di vista di costruzione di una editoria innovativa, ma è stata una scrittrice meravigliosa, una scrittrice che ha raccolto e custodito l'anima di questa città e i sentimenti. Il progetto del nostro sindaco Luigi De Magistris è quello di riempire di identità, di cultura e anche orizzonti di frontiera, di impegno comune per il presente, le intitolazioni dei luoghi della nostra città. E il mese di marzo è un mese dedicato alle donne e sono tre le intitolazioni di toponomastica femminile che abbiamo ideato e voluto. Grazie ai proponenti della città, oggi una targa infatti proposta dal direttore di una testata Identità Insorgenti ricorda il luogo di lavoro di Matilde Serao del giornale Il Giorno, ma durante il mese i Pazzi d'Alessandra e Suor Maria della Provvidenza sono stati altri luoghi nel centro storico a Scampia che abbiamo dedicato a delle donne.